stasera tu. Ai tempi del re, l'Oasca non era una cosa casuale, ma era accolto dalle autorità e dalle più belle ragazze del paese e dai tanti magari che lasciavano i propri lavori per vestire i panni di battitore. È lontana la mia città, troppo lontana, e la gente di qui non parla come me. Ho lasciato il mio cuore là e la mia donna. Di Gasso, in ogni frazione del nostro paese, giovani e adulti si mobilitavano nel raccogliere rami, arbusti e quant'altro, creando un falò visibile dalle alte borgate. Una sana competizione di grandezza e durata del rogo carnevalesco. L'ora dei tempi moderni ha svuotato le nostre case, lasciando solo più spazio ai ricordi sbiaditi dei nostri cari nonni e a noi un unico falò al centro della piazza, che verrà acceso per mano della Contessa. Anche se in prossimità della Santa Pasqua, ma per gentil concessione del Reverendo Prevosto, per poi continuare il digiuno e la preghiera quaresimale, siamo qui riuniti per festeggiare la chiusura dei vari carnevali delle nostre valli. In questa serata, storia e leggenda si uniranno per donarci momenti magici che solo sotto il cielo stellato, ai piedi del Gran Paradiso, possiamo vivere, la quale, con spirito gioioso, saluterà l'Or Signore e tutto il popolo in giubilo. Avrete l'onore di salutarla ed ammirarla, e dopo aver cenato in sua compagnia, ci recheranno in piazza, ove Marta, Contessa del 2023, le passerà la torcia rovente, segno di forza e coraggio, avuto durante l'anno, per accendere il falò, che brucerà tutte le impurità della vita, per poi poter affrontare le prossime festività e le varie prove di quest'anno. Vespre vostro. A voi tutti, accompagnate dai vostri applausi, ho il piacere di accogliere con un grosso applauso. Marilena Giovannini, Contessa Giovannini.